Hey, Brittany's. Hi. Hey, ciao, Mimma. Ciao, Ale. Ciao, ciao, ciao. Ecco la nostra Martina. Adesso la facciamo entrare in diretta. Intanto chiacchieriamo un pochino. Come sta? Noemi. Ciao. Sta entrando anche Marta. Ehi, come state? Ciao. Eccola! Ciao a tutti! Ciao! Ciao Maria Francesca! Aspetta che sei entrata tu e io sono scesa con l'inquadratura. I misteri delle dirette di Instagram. Sì, cose che non capiremo mai. Ciao Chiara! Belle! Ciao a tutti! Diteci come state? Siete tutti in zona gialla, in zona arancione. Dove state? Qui piove. Qui è iniziato a piovere. Ciao Nina. Hi. Ehi, ciao Nina. Quanti siamo? Sì, da morire. Bello, bello. Allora, dai, dai, cominciamo. Allora. Vai Marta, vai tu. Stasera volevo... Allora, il tutto è nato perché? Perché pensavo a qualche ispirazione, qualche lavoretto, visto che si sta avvicinando San Valentino. E allora volevo cercare qualcosa per... Volevo trovare qualcosa per cercare un po' di ispirazione. E recentemente, adesso vi svelo un acquisto che ho fatto, è una cosa bellissima che molto probabilmente conoscerete già, che è questo bellissimo libro. Stasera siamo pieni di libri. E girerei la fotocamera per farvelo vedere. Ok, io credo che qui Flo lo conoscano in tanti. C'è anche una petizione da anni, vogliamo Flo in italiano, eccetera. Esatto, esatto. Vai, gira così intanto lo facciamo vedere. Così intanto ve lo faccio vedere. Allora, sicuramente lo conoscerete, Flo è una rivista olandese. Sì, infatti c'è Bernice e sta dicendo che è la sua rivista olandese preferita. Yes, of course. Questo però non è la rivista. Questo è una, questa è una pubblicazione. Edizione, una pubblicazione annuale che Flo fa e apposta per gli amanti della carta. Sono 300 pagine, non so se si vede il livello di lo spessore di questo tomo. E sono tutte pagine removibili, quindi staccabili, utilizzabili e alzo un po' la telecamera così magari si vede meglio. Vuoi dirlo anche in inglese velocemente, visto che abbiamo tanti che ci seguono in inglese. Ok, this is a publication of Flow Magazine, is a Dutch magazine. And this is a special publication of paper goodies. It's in English, so is available internationally and is full of inspirations. And each page is removable. Yes. So you can use each page of the magazine for your journal. It's divided in sections. Time to slow down. So they invite us to slow down and keep our time to slow down writing. So we have sheets of for writing letters. And they support all young illustrators.
So we found in this publication so many beautiful illustrations of young people all around the world. And it's very, very, very funny to use. Yes, to use, because we have to use these goodies, not only keep them on the shelf. Yeah, of course. Anyways, ok, torniamo all'italiano, vai. Abbiamo creato il primo bisogno. Sì, allora io in realtà cercavo un'ispirazione per qualcosa di San Valentino e ho iniziato a sfogliarlo e ho pensato anche solo lo scrivere una lettera, quindi trovo un'illustrazione che mi piace, stacco il foglio e lo utilizzo per scrivere una lettera. Però poi sfogliandolo ho trovato proprio un... in realtà, così per caso, nella sezione gioco ci sono questi piccoli tutorial per creare con la carta che viene messa a disposizione anche dei piccoli progetti. In questo caso, così, preso proprio a caso un cuoricino da utilizzare per qualche decorazione. Adesso non lo faremo stasera, però... Chi vuole se lo va a prendere, vabbè. Esatto, okay. Sì. Sono delle piccole idee. Sono... trovo molto, molto, molto bello. Bello, 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 bello. Per rifarsi anche gli occhi. Invece, esatto. Sempre parlando di bisogni, parlando di libri, ancora, e riguardo le domande che avete mandato, scusate la ola per Andrea Praina Calimation, che fine ha fatto? Non lo so. Sta lavorando come un pazzo, secondo me. Ok, allora, torniamo ai libri e alle domande che avete fatto. La prima era di Elena... come si collega la X alla N, adesso ne parliamo, e l'altra, che è sempre sulle forme delle lettere, da Federica, di la verità, dai Andrea, su, che sta diventando ricco, sfondato e non ci vuoi dire niente. E l'altra era su come il modo corretto per tracciare la lettera A. Allora, esatto. Sì, io sono andata a vedermi perché poi con Marta ci scambiamo un po' di idee, le cose, e sono andata a vedere se avevo delle cose nella mia piccola biblioteca e ho trovato due cose molto interessanti, secondo me. Vai. Allora, adesso sì, vado, aspettate che faccio il mio solito casino col telefono. Allora, dove lo giro? Qui, qua. Ok, dovrei essere... Ta-da! Allora, quanti di voi conoscono, perché qua per rispondere alle domande che ci hanno fatto Marta bisogna che parliamo un po' di italico formale, no? Sì. Perché poi di quello si tratta. Aspettate che non vedo una cippa. Voi lo vedete? Vedete tutto? Perché le copertine sono un po'... Allora, quanti di voi conoscono Lloyd Reynolds? Non lo so. Tu Marta lo conosci? Poco. Ok, però il nome ti dice qualcosa. Sì, sì. Ok. A questo punto devo dirvi che se pensate che i video di calligrafia siano un'invenzione di Instagram più o meno o di Facebook, vi state sbagliando, ma di tanto. Perché questo signore qua nel 1968 ha fatto una serie di lezioni registrate su video per il College Reed di Portland in Oregon negli Stati Uniti. Chi è curioso va a cercare lui. Queste lezioni adesso sono disponibili su YouTube. Hanno un audio purtroppo, insomma, rovinato, perché erano fatti con altri strumenti tecnologici, eccetera. Lui poi a un certo punto non
mi ricordo quale anno, è andato in pensione nell'89, non ha più insegnato perché lui era professore di paleografia e calligrafia, credo. E gli è succeduto uno che aveva studiato con padre Katic, che Andrea ci insegna, che è uno famoso perché ha scritto un libro super famoso sulle capitali romane, sull'origine del serif e come si fanno le capitali a pennello. Mm-hmm. Torniamo a noi. In questo libricino c'è condensato, non mi ricordo quanto costa, tipo $6.95, una cosa veramente... accessibile. Sì, 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 oserei dire ridicola, che sono due caffè, due o tre caffè. In questo libricino c'è un po' condensato la struttura dell'italico per i principianti. Ora, non guardate la definizione delle linee qui, perché credo sia stato fatto, insomma, con dei metodi, non avevano Photoshop all'epoca, insomma, credo che sia una pubblicazione abbastanza datata, quindi... e lui comunque non è che scrive proprio tanto, come posso dire, crispy, cioè non faceva dei fini finissimi, ecco, mm-hmm. tanto per intenderci. Però dice una cosa interessante, e qui mi rivolgo alla Elena Canali, che chiedeva se come si fa la legatura della X e della N. Se ve lo leggete tutto, io poi mi sono presa degli appunti all'epoca quando avevo iniziato a studiare, c'è un capitolo che riguarda le lettere che si possono legare con le seguenti e le lettere che non si legano mai. Tra le lettere che non si legano mai, ovviamente c'è anche la X. Vi faccio vedere questa cosa. Allora, e questo ovviamente però si... per quanto mi riguarda, e poi magari sentiamo Marta che cosa pensi tu. Mm-hmm. Allora, lui dice, questi tra la N e la E e tra la E e la N sono due legature sicure, cioè con queste non ti sbagli, ok? E qui, ok, vai tranquillo. Queste lettere qua si legano solo con la successiva, quindi le leghi a destra, mentre queste altre della terza riga le leghi solo in entrata, a sinistra. Quindi si legano con la precedente. Ok. Queste dell'ultima, tra cui c'è anche la tua X, cara Elena, non esistono legature sicure. Quindi nel dubbio uno non le dovrebbe legare. Io però sono arrivata a una conclusione, avevo fatto uno schemino per Elena e non l'ho più recuperato, ma se volete lo possiamo fare velocemente per farlo vedere a tutti, e cioè io l'asse, aspettate che prendo una matita, ok, l'asse della X, anziché metterla così, la raddrizzo un po'. Già così prende tanto spazio, no? Se tu, scusa, lo piego un altro po', in modo che diventa un pochino più piccola la lettera. Non so se ha senso per voi, però a me non è mai capitato di trovare una parola che contenesse X e N insieme. Ma magari... Credo che Elena stesse facendo l'esercizio dell'alfabeto intervallato dalla lettera L. Ok. Quindi arrivata in quel punto si chiedeva come legare la X e la N. Ok. Perché appunto stesse facendo quell'esercizio. Quindi lui ci dice che la X in teoria non andrebbe legata. Sì. Però poi quando arrivi a un momento in cui tu fai un italico monolinea che diventa anche un pochino più corsivo, brava, ti viene di legarla, brava, comunque, no? Anche se non è una lettera che ha delle legature, come dire, naturali, no?
Quindi No, io questa regola forse la vedrei più per un proprio davvero un italico più formale, in formale, sì. cui tendenzialmente lo stai scrivendo magari anche non legato, però c'è qualche tratto di unione perché ci sono proprio dei tratti che sono invitati a legarsi alla lettera successiva. Sì. Quando ci addentriamo un po' come abbiamo fatto noi nel discorso corsivo, c'è cioè una scrittura che tende al corsivo, quindi più fluida, più un pochino più veloce, a me viene naturale legare la X. Anche a me, sì. In ogni caso, ragazzi, io direi, Marta, invitiamo tutti a cercare queste cose qua su altri, magari questo testo Sì. dice questa cosa, ma altri testi ne dicono un'altra, quindi informatevi, no? Nel senso, non fermatevi a questa cosa qua. Noi non siamo maestre di italico, lo stiamo studiando tutte e due, quindi Soprattutto per capirlo è fondamentale andare indietro negli anni e capire come sono nati questi tratti, cosa si diceva ai tempi quando veniva utilizzato, è nato e veniva utilizzato, e capire come si è evoluto. esatto. Però poi ecco, visto che noi siamo un pochino, come dire, ci prendiamo delle libertà, poi alla fine uno si trova la legatura che va bene per lui. Quindi se questo è il primo libro che mi sentirei di consigliare, mettiamolo nella lista della piccola biblioteca che stiamo costruendo. Lo metteremo poi anche nelle storie, così Sì, rimarrà il riferimento. assolutamente, sì. Invece, per la forma della A, mi sono andata a tirar fuori questo libro qua che parla di lettering fatto a pennello. Quando uno dice, Marta, tu lo sai, quando si parla di brush lettering, è universalmente Basato compreso sì. che si fa l'italico, L'italico, diciamo, sì. con un pennarello a punta non rigida, eh? Un pennarello abbastanza morbido, che consente di avere questi tratti spessi, usandolo di lato, piegato. Dentro, infatti, ci sono delle belle cose. Adesso mi sono andata a segnare un paio di pagine, poi ci sono un sacco di esempi, ma con il pennello, ragazzi, si fa tutto, eh? Cioè, in questo libro qua, se lo comprate, non trovate ovviamente solo l'italico fatto a pennello, ci trovate le capitali romane, ci trovate tante altre cose, le minuscole romane, eccetera, e un sacco di variazioni. Allora, eccolo qua, non so se credo che si veda bene senza. E qui lo fa vedere bene, no? Che le lettere dell'italico sono iscritte in un parallelepipedo. È un Esatto. rettangolo un po' piegato, un po' inclinato, no? Sì. Qui hanno fatto una A che a me proprio non piace, però certo questo qui è, che ne so, proprio lo scheletrissimo della A. Però si vede bene che qui non parte scendendo subito, cioè non fa così, ma c'è una piccola parte che va appena appena dritta e poi comincia a curvare dolcemente per andare a fare questa mandorla, non so come chiamarla, questo semino, Sì. e poi il tratto che scende della gambina. Quindi Nell'esempio che hai sotto forse è è più più come lo bella, sì, intendiamo noi, sì. È più come la facciamo noi, sì. più proporzionata perché ha la legatura praticamente solo qui e la parte di bianco arriva molto più in alto rispetto a qua. E Esatto. quindi parto da questo punto, no, Marta? Sì. Scendo giù, faccio tutto questo tragitto, questo per rispondere a Federica, risalgo e qui scendo, questo è l'ultimo pezzo, fino ad arrivare alla fine della gamba della. Sono andata in pausa, Marta? Ok, Adesso ti sento, sì. Tu mi perché senti? mi ero congelata, sì. Ok.
Ok. Vabbè, dicevo che appunto il ductus dell'A è abbastanza semplice, insomma, non c'è... Sì, ci sono... E questo era il dubbio di Federica, poi sì, magari ci ce lo sono dice. tanti esempi su tanti libri che trattano l'italico. Anche oggi sono andata a fare una piccola ricerca sui libri che ho a casa io, però ecco, posso farti vedere questo schemino qua che ho trovato sul manuale di calligrafia dell'ACI e vedi che si vede Sono tutte proprio così, che è certo. iscritto in un parallelepipedo, ha questa Esatto. forma triangolare e così in realtà è molto molto semplice da fare. L'importante è quando si parte da questo punto di partenza, non essere già rivolti verso il basso, ma andare un po' verso sinistra e creare quella sorta di piccolo lato che va verso Certo. sinistra per poi iniziare la discesa. Questo forse è un po' il trucchetto da tenere in considerazione. Allora, facciamo vedere anche la copertina del libro che hai tu. Ah, sì, scusami. Così hanno tutto, rimane nel video. Questo qui sul brush lettering costa sui 25 euro più o meno, non è una spesona, però magari uno se lo mette nella wish list come fa Noemi e poi quando arriva il Cioè, il momento giusto, track! fidanzato gliela compra Esatto, tutta. parte il regalo. Sì, questo è invece il manuale di calligrafia dell'ACI, è un libro abbastanza recente, tratta anche qui tantissimi stili in un modo molto così semplice. Ci sono due paginette dedicate ad ogni stile, e tra cui l'italico e l'italico monolinea. Quindi anche qui, Ottimo. se volete andare a curiosare, anche qui trovate qualche spunto per iniziare a fare un po' di pratica. Alessandra ci dice: io non trovo il manuale di calligrafia. Quello dell'ACI, immagino che ci sarà il link sul sito dell'ACI, no? Sì. Per comprarlo, ma immagino che sarà disponibile anche tramite Amazon, insomma, Su non mi sembra. Amazon dice non è ancora disponibile, però secondo me se vai su qualche sito di shop di calligrafia, se no magari addirittura sul sito dell'ACI hanno già qualche riferimento per l'acquisto online. Perché no, su Calligraphy Store non ce l'avranno? Immagino di Sì, io sì, penso perché di hanno sì. rompito. Sì. Immagino proprio di sì. Bene, ok. Allora, è tempo di cominciare a scrivere, quindi. Ah no, aspetta, c'era un'altra domanda di Federica, se non mi ricordo male. La legatura della V e della E. Oh, dai. La legatura della V e della E. La V, Oops. avendo una tratto di scritta alto come la R, Stavo guardando se nelle puntate, ecco, io ce n'ho una, però ho usato la legatura, quella del corsivo americano. ok, se vogliamo mantenere una legatura un pochino più italica, diciamo, io personalmente, allora, Questo là sotto, allora, vediamo. vediamo. Il tratto di uscita della V lo tengo alto Sì. e poi la E la scrivo in due tratti. Ok, Oh, intanto è arrivata la conferma di Lara che su Calligraphy Store c'è il manuale di ACI, quindi Alessandra può andare. sicuramente, sì. Su Calligraphy Store ce l'hanno sicuramente. Perfetto. Allora, mi sa che devo ingrandire un pochino, perché sennò non si vede. Poi dovrei essere alla stessa tua angolatura, no? Più o meno. Vediamo se... No, Alessandra l'ha appena ordinato su Calligraphy Store e non l'ha visto. No.
Ma povera. Se non ti hanno ancora spedito, magari puoi fare un'integrazione. Mandagli una mail, sì, blocca l'ordine. Allora, facciamolo un pochino grossina così. Sì, se volessi legarlo. Oh, oddio. Sì, allora, ovviamente il tratto di uscita della V e l'inizio dell'occhiello non andranno a coincidere, cioè non saranno alla stessa altezza. Però stavo considerando questo, Marta, perché se io esco dritta, aspetta, Sì. faccio una prova. Sono già nella traiettoria dell'arco alto della E. E poi posso usare questa cosa per collegarmi con quello che viene dopo. Esatto. Questa è una legatura tipicissima della cancelleresca, insomma, dell'italico. Cioè Molto bene. usare questo tratto ritracciato per andare verso la lettera successiva, che non è oggigiorno, forse adesso è poco leggibile, però si faceva, cioè capita tanto di vederlo. E anche se non collego da là, tutto sommato, perché no? Cioè lo capisco che questa è una V. Assolutamente sì. Quindi sì, non mando in confusione il cervello e soprattutto probabilmente quando questa legatura è messa nel contesto della parola, il cervello la legge comunque, no? Anche quello c'è da dire che il cervello fa, diciamo, bilancia quello che magari è scritto un pochino. Alessandra dice: è già partito il pacco ieri, ti ha detto male, Mannaggia, Ale. mi spiace. Sì. Ti toccherà ordinare altre cose più avanti. Mannaggia. Vabbè. Ok. Allora abbiamo tirato fuori, anzi Marta ha trovato una cosa carina, carina, che vi scriviamo stasera e poi ve l'andate a cercare se volete usarla. È una poesia di Alda Merini, molto bella. È abbastanza breve, Sì. però è molto bella perché, insomma, ci sono sempre le nostre belle lettere di mezzo, quindi per noi che amiamo tanto le lettere, mi sembrava calzasse a pennello. Parte con una lettera che, secondo me, inventarsi qualcosa è un atto di genialità. Parte con la O. Allora, ho bisogno di una. Voglio provare a fare una cosa. Vediamo se riesco a. Così magari facciamo vedere a usare anche questa, la penna della curetake. Allora, prima ho letto un messaggio di Melissa che ci diceva qualcosa circa, vediamo se riesco a recuperarlo. Vi avviso che sto provando delle penne colla da usare con la foil. Ah, perfetto. Allora, avremo un'alternativa a questa Melissa, qui della Zig. Melissa, tu fai tutte le tue prove e poi aggiornaci in merito. Sì. Vediamo. E uno potrebbe fare anche allora, quando cioè abbiamo una poesia, una frase, poche righe di testo, e sappiamo che comunque è una poesia, una citazione, magari è bello anche tenere la lettera maiuscola, lettera iniziale maiuscola, un pochino più elaborata, Sì, esatto. più importante. Con magari anche qualche licenza, qualche contaminazione magari anche da altri stili, e poi mantenere tutto il testo molto semplice. Anche questa Sì. potrebbe essere una scelta stilistica. Stilistica, no? Se uno vuol fare una cosa da regalare, una cosa. Io adesso ho fatto la mia O con la colla
Si vede, no? Che ancora sì. Adesso la metto da parte e la lascio asciugare, perché dopo qua ci vorrò fare il testo. Però intanto mi alleno e ne faccio una versione su carta straccia, vogliamo dire? Mm-hmm. Tanto è breve, non è... E mi è venuta, mentre prima l'ho provata, Marta, mi è venuta in mente una cosa che adesso ti faccio vedere, che è sempre della famiglia delle licenze, insomma. Ma a me piace, non sono sicura, ho caricato male la penna stilografica e si vede, abbiate pazienza, vabbè. Che è questa qui? Fare la grazia d'ingresso che parte in diagonale. E credo che venga dal brush, proprio dall'uso del pennello. Sì, è il tratto che fa la punta quando... Esatto, prima di appiattire... Tocca il foglio prima di appiattirsi lateralmente per poi fare il tratto verticale. Non lo posso fare su tutte le lettere, però su alcune sì. La N, la M, la P, di sicuro. Ah, guarda, c'è un collegamento, una legatura VE. Vediamo un po' com'è nella seconda riga. Proviamo a farlo... Secondo me ci sta. È un po' rigidino, fatto alto. Però... Sì, è pulito però. Sì. Spero che non si sia sentito il mio stomaco, perché come sempre io devo ancora cenare e sta ribellando. Ci sono io che ti compenso, perché io ho già cenato. A me invece una delle legature che proprio non viene con questo tipo di italico è NS. Cioè, usando questa forma di S mi mette davvero tanto in difficoltà, perché vedo una voragine di bianco qua dentro. E quindi mi viene più di salire nella di S. Salire per riempire. Sì, sì. Anche a me viene proprio da riempire. Dovrei tenere l'uscita della N molto più corta per riuscire a stare più vicina con la S, però poi non è l'uscita che va bene e non è omogenea con tutte le altre che faccio nelle altre righe, quindi mi sembra un po' strana. Però queste poi sono tutte considerazioni che uno...
Ti sei congelata ancora? Sì, sì, sì. Non so perché ogni tanto li prende che si congela. Scusate. Niente. Non so dove siete arrivati perché a un certo punto io parlavo da sola e... Viene capita spesso. Vabbè. Dici intanto invece a che punto sei con lo studio? Allora, ho... ma direi quasi finito. Devo ancora appendere qualche bacheca, qualche cosa che ho qui da ancora per terra, però i mobili ci sono, tutto è più o meno sul posto. Bene. Quindi, magari la prossima volta vi faccio dare una sbirciatina. Il tour guidato. Sì, no, oddio. Tante lettere. Questa doveva essere una E. Ok, ho sbagliato. Però quando c'è un ambiente nuovo, diverso e stimolante per la Molto. creatività. Chi scrive? Chi scrive? Hi, ragazzi, abbiamo il dottor Vitolo in linea. Oh, wow. Thanks for joining just so shortly. Thank you so much. Wow, special guest stasera. Sì, credo che prima si sia collegata anche Nina. Ma dobbiamo farla sta cosa dell'inglese, yeah. Prima o poi. Ci decideremo a farlo. Sì. Tra l'altro oggi ho ricevuto una card che Cristina, una ragazza di Atlanta, che ci segue nonostante l'italiano. È vero, sì, ce l'hanno scritto. Thank you, bye. Oh, Cristina is here. Bye bye. Thank hey. You, Cristina. Hi. Oh. She's tuned in. Yeah. Oh, what is the letter? Di dove è lei? In che stato è? Atlanta, Georgia. Ah, okay. She's so sweet. Christina, are you minus 6 to GMT time? Or minus 7? Which time is it now? This is the card. And this is the letter. Look at this. She's following us and trying to follow us in Italian, but we'll soon we'll do something in English too. Com'è l'ultima senza un nome? Tra poco Instagram ci butta fuori? Dici? Come siamo messi col tempo? Non ho guardato. No, 21:39. Mi sono accorta di aver fatto un errore bruttissimo. Guardate che brutta legatura c'è adesso, NZ, e io non ci ho pensato. Se nella parola senza. Che cosa brutta. Ah, questo è un problema. Altro che la X e la N.
Allora, vi confermo che quella piccola entrata in diagonale nella N e nella M mi piace molto, quindi adesso la adotterò. Bene. Beh, la so proprio bene. Mm? Sto bene? Sì. Ah, nel frattempo la mia O è asciugata, quindi vado a mettere la foglia d'oro e vediamo che cosa succede. Tanto non dovrebbe succedere niente di grave perché... Ok. Yup. Ah, ho beccato un punto dove c'era già un pallino, però la cosa fichissima è che anche se sbagli poi ci vai sopra con un altro pezzettino di pellicola e si attacca. Eccola qua la mia O. Bella. No? Aspettate che... Ecco. Quindi a questo punto io mi metto sotto il rigatore e posso fare... In realtà puoi fare... se uno sapesse dove mette le cose, magari... No? Ah, eccolo. È il concetto dei capolettera, dei capoverso, no? Che è tutto il resto, però devo avere sotto un foglio bianco se non ci vedo una cippa. Ecco. Vediamo un po'. Quindi io le mie minuscole potrei decidere di farle venire fuori più o meno. Mettere la O in mezzo e le metto qua. Scriverla con noi. Brava, brava. Bella questa poesia, molto, mi piace. Sì, sì. Molto bella, l'ha trovata Marta. Allora, fammi scrivere solo un paio di righe, almeno i primi due versi, così vediamo come viene fuori. Marta, ci sei? Sì, sì, ci sono. Ah, ok. Sì, sì, scusate il silenzio. No, perché quando sento il silenzio penso di essermi congelata io. Al capito? Congelamento. No, 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 tranquilla. Mm-mm. Stavo osservando la tua variante con la linea diagonale d'ingresso. Come ti sembra? Bella, bella. Vabbè, insomma, non ci siamo inventati niente, però, no, però è bello uno inserire qualche variante adotta... di tanto in tanto per, esatto, per dare un movimento diverso al testo, no? Soprattutto perché se inclini un pochino le lettere, quello che vede l'occhio... Aspetta che mi si sta rispegnendolo, non so perché mi si spegne lo schermo così nella... Forse Instagram, sono i messaggi subliminali di Instagram che dice chiudete. Avete rotto? Bon, ok. Mi fermo qua, ma giusto per darvi un pochino l'idea di quello che si può fare, no? Sì. Secondo me sono carine, sono cose... Ci vogliono 2 secondi per fare queste cose e sono d'effetto, no? Sì, sì, sì. Abbelliscono proprio il testo, nonostante sia molto, molto semplice da fare. Bello, bello. Sì. Ci piace, dai. Quindi,
tornando a noi. Ah no, voglio finire di dirti questa cosa invece. Beh, lo dico nel senso alla comunità. Mi piace il fatto che l'inclinazione di questa, di questa entrata è perpendicolare all'inclinazione delle lettere, quindi l'occhio vede comunque un bel gioco di linee. Sì. E questa cosa è importante. Aspettate che sono... Ok, forse non l'avete visto. Aspetta che... Ok. Qui si vede bene, no? Che l'inclinazione del mio ingresso nella lettera è perpendicolare, quindi forma un angolo di 90 gradi con l'inclinazione della mia lettera. E questo otticamente è uno schema, no? Che l'occhio e il cervello rivedono in tutto. Sì. Quindi poi diventa più gradevole. Sì, è una variante comunque che resta in armonia con il senso e l'inclinazione e la forma e lo scheletro di tutto quanto. Sì. Io qui ho provato a metterlo all'interno, vedi? L'ho fatto all'inizio e poi l'ho fatto anche nella M di nome, anche se all'interno di una parola. Credo che tutto sommato possa funzionare. È sicuramente una libertà che uno si prende, no Marta? Sono delle piccole varianti che uno fa. Però fino a che io rimango costante nell'utilizzo, nel sezionare il mio spazio, perché no? Cioè, non compromette la comprensione. È evidente, sì, perché resta evidente che non sono due parole staccate, cioè non è una spaziatura fra due parole. Esatto. Perché lo spazio tra la O e la M, lo spazio negativo, intendo, è lo stesso delle altre lettere. Quindi, sì, nonostante non siano legate, comunque non c'è la staccatura tipica tra due parole. Da una parola all'altra, esatto. Sì. Quindi bene, lui ci sta. Bene. Allora, vogliamo tornare un attimo sì? a noi, nel senso dei visu? Vai. Vai. Allora, eccoci. Dai, fammi cambiare. Dunque, non so se qualcuno si è collegato tardi, però noi facciamo anche un ultimo fotogramma con i libri che abbiamo, eccoli qua i miei, aspettate. A Marta. Ah, il manuale di ACI. Com'è calligrafia dalla manuale di calligrafia, ok. E lo trovano su ACI, lo trovate su Calligraphy Store. Bene, ok. Poi abbiamo parlato di Lloyd Reynolds, non so se per voi è specchiato, dopo lo mettiamo in descrizione. Questo è il mini testo che ha fatto lui. Ci sono le video lezioni, ce ne sono tante su YouTube, cercate lui. Sono video di calligrafia del 1968, 6, 8. Non c'era Instagram. C'è lui che scrive e spiega. Sono proprio delle lezioni registrate. Queste sono preziose, eh? Sì, sì. E l'altra cosa che può essere interessante è questo qui, che è un libro che parla di tutti gli stili calligrafici che si possono fare a pennello, italico compreso, ovviamente. Ci sono delle belle ispirazioni. Quindi, altri tre libri che potete mettere nella vostra piccola biblioteca. Esatto. Irene è la maga di Amazon insieme a noi. L'ha trovato anche su Amazon, a posto. Bene. Ottimo. Abbiamo detto tutto? Quindi siamo rovinate. Ah no, aspetta. Ricordiamo anche il magazine di la pubblicazione speciale di Flo. Sì. Flo, che è in inglese. Flo Book for Paper Lovers. Per avere tantissimo materiale cartaceo, staccabile, removibile, da utilizzare per i vostri progetti creativi. Marta, ci dici quanti euro costa? Allora, non lo posso dire perché l'ho regalato ad una persona, okay, che mi sta seguendo.
però è accessibile. Ok, perfetto, perfetto. Ok. Bene, direi che abbiamo detto tutto. Ok. Allora, grazie della compagnia anche stasera. Questa sera tocca a me salvare, d'accordo, lo farò. Prometto che sarò brava. Elena, ma grazie a voi. Grazie. Niente, io la prossima settimana, perché oggi mi è entrato un lavoro enorme, quindi non so se arriverò sana martedì prossimo, ma ci proviamo. E dai, se avete domande o curiosità, sì, voi mandatele, pensate, che ne parliamo insieme, noi cerchiamo di documentarci. E fate come Elena, portatevi avanti, se vi viene in mente qualcosa, non aspettate il box domande, ma fate una storia, mandateci un messaggio, taggateci, sì. E poi noi prendiamo nota e saranno argomenti poi che tratteremo. Sì, cerchiamo di documentarci, di portarvi insomma delle pubblicazioni, delle cose, e ne parliamo insieme. Esatto. Bene. Ok, va bene. Ragazzi. Ecco, Fiorella dice oggi mi è arrivato pen lettering di Ann Kemp, bellissimo. Vedi, si trova sì. Usato, però è... Dagli Stati Uniti, brava, brava Fiorella. Bene. Ciao from Atlanta, bye bye. Bye Atlanta and thanks for joining. Bene, ragazzi, buonanotte. Grazie ancora. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao. Ciao.